Ciao a tutti ragazzi, oggi ci troviamo qua in un rio segreto, posto segreto di Matteo Berto e Luca Kiss. Vediamo un po' cosa c'è qui. Per ora non molto, ma magari in arco la giornata si arricchisce un po'. Adesso andiamo a vedere le trappole, magari sono finite qualcosa di sotto. Qua è un fiume per pepite e per granuli, non tanto per pagliuzze. Però con su trovo, si vedo che questa trappola qui lavora bene, però le altre si sono già intasate, magari questa manca qua, un po' di corrente leggermente. In questa canalina. Abbiamo a che fare con poca acqua oggi purtroppo. A malapena funziona, quindi ci arrangiamo con ciò che c'è. O così tutto il piatto, O così o con il piatto. Vuoi dare già un'occhiata? Perché no, diamo un'occhiata. Giusto per capire cosa stiamo lavorando. È abbastanza facile in realtà da pulire. Questa è una canalina da prospezione, è molto veloce sia da piazzare che da utilizzare. Ha il difetto che logicamente non puoi lavarci 40 cabassi di seguito. Certo, bisogna pulirla subito, ogni cabasso va pulita. Sì, però idealmente ci mettiamo poco a pulirla. Sì, un attimo. Sganciamo i due viti, si tira via il tappetino. Ancora la scocca e questo tappetino semplice da pulire. Sì. Non devi sbattere come il mio con Manner Moss, è un altro tipo di trappola, è più da prospezione veloce. Sì, questo sì, in effetti, no? Certo, non è da raccolta, perché il piatto, la sua sfortuna qual è? Che tu se lavi il sedimento dentro c'è una pepita e dici wow, ce n'è tantissimo di oro, magari peschi male non c'è niente. La canalina invece va più in media, perché lavi un intero cabasso, che sono 10 piaci, 15, quindi hai più probabilità di trovare effettivamente di qualcosa. Vedere qualcosa. Vediamo, adesso sono per una pepitona da un grammo, dai. Non lo so, vedremo. Bisognerà lavare ancora un po' quello, ma comunque è grosso qua dentro. Per ora non vedo niente. Abbiamo fatto la giornata. Adesso ne tolgo un po' di sedimento. Ce n'era qualcosa forse qua. Allora. Si è trovato il punto giusto. Come sempre. Perché ce n'è anche poco proprio. Sì. Ho visto che non ce n'è di magnetite. Magnetite quasi zero. Quasi zero, però se ci pensi è anche un fiume che non è propriamente in pianura. Quindi per esserci magnetite granato ci vuole tempo che le rocce si disgreghino e liberino quei minerali. Qui invece non c'è il tempo perché siamo abbastanza in montagna. Ecco, quando è così possiamo già aprire meglio di prima il sedimento. Vedi che c'è un po' di magnetite appena appena. È oscuro adesso. Niente. Però di oro non ne vedo. Un puntino forse. Non sì, vedo. Forse ce n'era uno. Caspita. Vabbè. Ce ne sono due o tre lassù, ma sono piccoli. Vedi che sono questi qua? Sì, sono miseri. Miseri. Però. Niente, ragazzi. È andata così il primo piatto. Adesso vediamo che un po'. A fine giornata sicuramente la pepita scappa fuori, dai. Bellissimo. Adesso ci diamo dentro. Dobbiamo trovarlo. Qua. Stiamo scavando una bella buca a cercare il bedrock. Ancora non siamo riusciti a trovarlo, però. Comincia ad esserci del buon materiale, tutto argilloso. Vediamo quanto riusciamo ad andare giù, qua siamo già scesi 40 cm, perché questo qua è il livello, anche 50, seguire il livello. Però mi sembra continuo questo masso, mi sa che abbiamo raggiunto un bel troppo, Eccolo qua, Matteo. Questo qua. Quello è il bedrock. Sì.
va a cercare la trappola che è tutto, il fondo. È tutto lungo, sì. E adesso andiamo a ripulire sta roba fino a entrare dentro, il più possibile. Arriva Luca. No, è impossibile. Sì, sì, Luca. Ragazzi, abbiamo cambiato posto perché sì, sì, quella zona non c'era molto, adesso abbiamo individuato dei tratti di bedrock nel frattempo. Vediamo un po'. Come dice di giada? Sì, di giada. Sì. Anche noi qua ne abbiamo. Sì, sì, sì. Vediamo un po' cosa. E queste qua sono delle gemme belle che ho tagliato io. E sono nei video su YouTube, mi piace vedere come si tagliano. Belle, la luce riflette perfettamente, guarda così. Di queste bellissime. Sono italiane, tra questa aspetta fila. Aspetta che le guardo un po' più da sì. Vicino. C'è un po' di riflesso, vediamo però. Poi muovendo la scatola fa tutti i riflessi. Belle, complimenti. Riordinate... Questo cos'è, un cuore? Sì, una forma cuore. Sono dei quarzi, principalmente questi qua, che arrivano, questi qua dal Brasile, sono citrini e ametiste. Questi qua sono tutti quarzi italiani, tutta sta fila, dal lialino alla fumicata, e questi qua invece sono delle acque marine pakistane, e questi sono due zaffiri del Ticino tagliati. Color blu. Sì. Non sono purtroppo trasparenti, ma fanno la loro figura. Sì, sì, sono belli. Belli. Questo nell'ottica di cercare dei cristalli trasparenti, colorati, per tagliarne potenzialmente delle gemme. Si trovano anche nei fiumi, certo, alcune certo. Volte. Da noi ne troviamo tanti nel Ticino di quelle così, anche di questa dimensione, anche più grandi. Ovviamente trasparenti di un bel colore rendono di più che opachi. Però ragazzi, si parte, la ricerca parte dei fiumi. Certo. Ce n'è uno rosa da darti, magari te lo do così. Sì, volentieri, te lo taglio, sì. Poi te lo do. Sì, 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 sì. È buono. Va bene, adesso andiamo a vedere se troviamo la pepita qua sotto, ragazzi. Dai, abbiamo cambiato posto. Sarebbe da spostare questo massone, sinceramente è un po' grande. Ah, ambra, sì. Sì, sì. È un po' grande, sarebbe da rompere là sotto anche. Se trovi. Però oggi, oggi siamo senza palanchino, ragazzi. Quindi il lavoro da fare è un po' impossibile, però vediamo cosa riusciamo a fare. Potete vedere qui c'è una curva, quindi è interessante guardare all'interno. Non c'è posto per mettere la canalina purtroppo, oggi c'è pochissima acqua, quindi dobbiamo, siamo costretti a lavorare di batea. Ci divertiamo un po' anche con quello, insomma non è che ci arrangiamo sempre. Qui siamo sul bedrock. Qui siamo sul bedrock. Ecco. Sta attenti. Le api. È pieno. Però non ti fanno niente, vengono a bere. Basta che non le disturbi. Questa qui sarebbe da togliere. Qua ragazzi abbiamo finito per oggi, abbiamo terminato, abbiamo provato a guardare sotto di lì, però non è uscito niente di particolare. La skipper l'ha portata per niente, per fortuna che ha preso un cazzo, però è rimasta pulita. Adesso ci andiamo a bere un caffè, ragazzi, ci vediamo la prossima volta. Ciao Matteo, saluta gli amici. Ciao Eric. Ciao ragazzuoli.